Lunedì mi insedio come presidente del consiglio di indirizzo di una nuova avventura, lo facciamo con grande entusiasmo come sono abituato a farlo, mi auguro in uno spirito di collaborazione istituzionale, l'unico obiettivo è quello del rilancio del teatro. Napoli sta vivendo anche una stagione di grande rinascita culturale che parte proprio attraverso i teatri. Poi è chiaro, ci sono certe volte le cose che non vanno, ma questo fa parte della società e fa parte, ahimè, anche della cultura. Il fatto che noi non siamo abituati, parlo del Comune di Napoli, ad abbassare gli occhi o girarci all'altra parte. Quando ci sono cose che non vanno abbiamo il dovere e il diritto di denunciarle, ma non significa che con questo i teatri di Napoli necessariamente stanno in sofferenza, anzi il teatro stabile rischia positivamente di diventare teatro nazionale, il San Carlo comincia una nuova avventura, si aprono nuovi teatri, si finanziano teatri pubblici a Napoli, speriamo che la collaborazione istituzionale sia sempre migliore, questo sì, è un auspicio perché ci sono oggettivamente, non posso negarli, delle tensioni istituzionali forti, sul Mercadante si è consumata un intervento istituzionale a gamba tesa della regione Campania in una sfera autonoma di un altro ente che nella storia politica forse in queste evidenze non si è mai verificato, quindi segni che gli interessi evidentemente sono molto alti, noi andiamo per la trasparenza, per il rilancio del teatro e della cultura, non ci interessano altre cose che con la cultura e il teatro non dovrebbero avere nulla a che vedere.